Ciao e bentornati sul nostro canale. Leggiamo il messaggio della Santissima Vergine Maria a Lourdes de Maria. Ma prima vi invitiamo ad iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdervi i prossimi video. 17 novembre 2023. Amati figli, come Madre dell'umanità sesto invito all'adorazione del Santissimo Sacramento dell'altare, alla preghiera del Santo Rosario. Siate amore, come mio figlio è amore. Preparatevi, figli miei, la carestia passerà di paese in paese, lasciando la sua scia di dolore, rafforzate la fede così che vi prepariate. Di fronte alle allettanti offerte di salute, di cibo, di vestiario, molti seguiranno l'Anticristo e giungeranno a disprezzare la vita eterna. L'Anticristo, al fine di distogliervi dalla retta via, vi offrirà l'inimmaginabile. A causa di poca o nessuna informazione da parte del popolo di mio figlio sulla vita del mio divin figlio, voi non sapete come fare per poter essere a somiglianza del modo di comportarsi e di agire del mio divin figlio. La vostra è una società di solitudine, di orgoglio, di rivalità, di calunnie, di superbia. Non sapete fermarvi un attimo per guardarvi così come siete. La parola divina viene disprezzata senza riguardi. L'uomo, privo di sentimenti, si sta incamminando verso la tempesta, dalla quale gli sarà molto difficile uscire. Affronterete le variazioni climatiche, che saranno sempre più aggressive, al punto che dovrete imparare a vivere in ambienti ostili. La pelle cambierà, per resistere alle intemperie, ovunque viviate. Ci saranno grandi migrazioni in cerca di climi meno ostili, dove il clima sia più accogliente di quello che vi troverete ad affrontare. Nuove malattie appariranno senza preavviso, sorprendendo l'umanità. Queste malattie saranno estremamente pericolose, poiché sono sconosciute. Le spiagge saranno un pericolo costante, tanto peccato sarà punito. Il mare con il suo comportamento insolito non sarà più affidabile. Figli del mio cuore immacolato, siate consapevoli che il demonio continua a rimanere sulla terra con tutti i suoi seguaci. 1 Pietro 5:8-10. Nella chiesa di mio figlio è giunta la confusione. Voi figli, mantenete salda la fede. 1 Pietro 1:7-9. Pregate e siate amore, l'amore vincerà gli ostacoli. La fede deve rafforzarsi in questo momento. Figli del mio cuore immacolato, pregate intensamente per l'Islanda, soffrirà, soffrirà. Figli del mio cuore immacolato, pregate intensamente, il demonio si sta impossessando della mente dei miei figli, per creare confusione nella chiesa di mio figlio. Figli del mio cuore immacolato, pregate intensamente per l'Argentina, le agitazioni si avvicinano. Figli del mio cuore immacolato, vari vulcani si risveglieranno con furia, il Giappone soffrirà, soffrirà. Crescete nella fede, cosicché non siate confusi, la fede salda è inamovibile, la fede tiepida si muove come il vento. Siate persone di pace, d'amore, di prudenza. Le benedizioni della casa paterna si manterranno su coloro che pregano e che sono amore. La mia benedizione sia su ciascuno di voi. Mamma Maria. Ave Maria Purissima. Concepita senza peccato. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Commento di Lourdes de Maria. Fratelli, nostra madre, come madre e maestra ci dice, la fede è responsabilità di ciascuno in particolare e deve essere alimentata con fermezza. Voi dovete conoscere l'agire del mio figlio divino ed essere come lui. La Madonna ci chiede di essere consapevoli che il demonio sta causando scontri tra il popolo di Dio,
affinché questo si divida e anche se sappiamo che le forze del male non prevarranno, dobbiamo sempre stare attenti a non cadere nei giochi del demonio. Fratelli, su ciò che nostra madre ci trasmette, leggiamo alcuni messaggi che ci sono stati dati in passato. Commento di Luz de Maria. 22 marzo 2010. Nostra madre ci ha avvertito che il fuoco del peccato sta salendo in superficie e abbiamo visto che ieri le notizie parlavano dell'Islanda, di un vulcano che è esploso, dopo 200 anni di inattività ed è entrato in attività. E cosa dicevano le notizie? Dicevano: ammirate lo spettacolo che la natura ci sta dando. Che povere persone, che dolore! Definirlo uno spettacolo che la natura offre all'uomo, invece di dire il triste spettacolo che l'uomo dà davanti a tutto il creato. E questi ottusi e infelici uomini si rallegrano di uno spettacolo che non è altro che un altro segno della vicinanza e del compimento delle profezie che Mamma Maria e Nostro Signore Gesù Cristo ci hanno dato. Nostro Signore Gesù Cristo. 7 ottobre 2011. Amati, dalla terra emergerà il fuoco, un gigante si risveglierà. Pregate per l'Islanda. Pregate per gli Stati Uniti. Pregate per il Giappone. Nostro Signore Gesù Cristo. 21 maggio 2022. La sofferenza dell'umanità non è lontana da voi, manca pochissimo tempo. Continueranno come stolti a disprezzare e a negare i segni e i segnali, fino a quando la carestia non si impadronirà dell'umanità e i lamenti, uniti alle rivolte sociali, si verificheranno su tutta la terra. Questa carestia è necessaria per l'Anticristo, per esercitare la sua forza sui popoli e per costringerli a marchiarsi per acquistare cibo, medicine e alla fine li dominerà. La Santissima Vergine Maria. 24 gennaio 2019. Il popolo di mio figlio affronterà la dura prova di sperimentare climi estremi, quale risultato dell'intensa attività del sole sulla terra. Il freddo estremo non si farà attendere ed i miei figli, nei paesi con climi che hanno alte temperature o climi tropicali, si devono preparare per questo. Coloro che vorranno sminuire gli eventi, diranno che tutto ha una causa scientifica, a seguito della devastazione della natura perpetrata dall'uomo ed in parte è vero, ma non tutto il cambiamento proviene dall'azione dell'uomo nei confronti della natura. La Santissima Vergine Maria. 21 maggio 2018. Rivolgetevi, figli miei, rivolgetevi a mio figlio, adoratelo, adoratelo nell'Eucaristia, adoratelo nel Santissimo Sacramento dell'altare e ricordatelo a coloro che non credono sia necessario alzare gli occhi al cielo, ricordate loro che Dio è Dio. Isaia 45:5, che mio figlio si è sacrificato per voi, che è risuscitato e che si trova di fronte a voi nel Santissimo Sacramento dell'altare e che abita in voi, nel suo Santo Spirito. Grazie per averci seguito. Se il video ti è piaciuto, ti invitiamo a iscriverti al canale e mettere un mi piace a questo video.